Ed eccoci qua in una nuova puntata di Sottorete, tanti ospiti anche questa sera, ma apriamo subito con il salutare un ospite gradito, è tornato a trovarci Alessandro Graziani dell'Emma Villas Siena, Buonasera. buonasera. Ed è tornato a trovarci anche Tommaso Sani, centrale dell'Emma Villas Siena. Buonasera. Non posso non salutare il nostro Lorenzo Agnelli, anche perché oggi dovremo parlare purtroppo non dando tante belle notizie, però comunque di tanti campionati anche questa settimana. Buonasera a tutti. Apriamo dunque subito con l'Emma Villas Siena che lotta fino al tiebreak, ma non riesce ad avere la meglio in questa settimana contro Tuscania. Che settimana è stata, Lorenzo, questa? Purtroppo sì, una sconfitta abbastanza pesante per l'Emma Villas Siena perché, appunto, come detto, sconfitta per 3-2 casalinga contro la rivale storica, e cioè la Mauriz Italiana Assicurazioni Tuscania. Tra l'altro, pesante perché erano appaiate in classifica a 20 punti, e quindi adesso, come vedremo poi dalla classifica, Tuscania purtroppo ha preso le distanze dall'Emma Villas Siena. Risultato a sorpresa, però, anche quello della Ceramica Scarabeo Roma, che ha perso in casa 3-2 contro la Monini Spoleto, mentre vince in casa Santa Croce 3-1 sulla Calloni Agnelli Bergamo, e infine vince anche la Centrale del Latte McDonald's Brescia 3-1 a Grotta Zolina. Classifica quindi in cui vediamo adesso dalla schermata, la Ceramica Scarabeo Roma rimane in testa a 28 punti, ma adesso il distacco è minore con la seconda, e cioè Santa Croce, che è a 26 punti, quindi a meno 2. In terza posizione invece appaiate Bergamo e Tuscania adesso a 22 punti. Scende in quinta posizione l'Emma Villas Siena a 21 punti, quindi sempre molto vicina però dalla coppia in terza posizione. Brescia a 19 punti, Spoleto 12 punti, e chiude poi Grotta Azzolina a 6 punti. Ecco, andando anche a riflettere sulla partita contro Tuscania, purtroppo una brutta sconfitta, Alessandro, però è stata una partita comunque molto lottata. Sì, poteva finire peggio, nel senso che i primi due set noi siamo scesi in campo molto contratti, molto, abbiamo sbagliato molto, regalato molto, loro sono comunque partiti invece molto bene. E fortunatamente poi si è ripresi, abbiamo ripreso il nostro gioco anche se non totalmente nei due set poi successivi, e il tie-break diciamo che è sempre un interno a lotto. Sì, un terno a lotto, quindi sono stati bravi loro a sbagliare meno, a sfruttare meglio le occasioni. Comunque è stato punto a punto anche il tie-break, però ha dato ragione a loro. Ecco, parleremo poi successivamente nell'arco della nostra puntata anche poi dell'importanza ora adesso di queste due ultime partite, quindi quella di Tuscania che c'è già stata e poi della prossima anche in prospettiva della griglia playoff. Però tornando sempre a riflettere su invece un'analisi della partita, nel post-match abbiamo intervistato Michele Fedrizzi che ha confermato le parole del nostro ospite Alessandro Graziani. Sentiamo. Sicuramente una grande amarezza, perché dopo una rimonta del genere davanti a un pubblico così bello sarebbe stato perfetto vincere anche il tie-break. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Secondo me il tie-break è sempre stato punto a punto, non ci dobbiamo recriminare magari quell'ultimo pallone sbagliato. Dobbiamo recriminarci sicuramente il brutto inizio di partita, i primi due set dove non siamo mai stati in partita. Abbiamo subito molto la loro battuta, soprattutto float. E siamo stati poco efficienti in contrattacco, quindi di fatto i primi due set non abbiamo proprio giocati. Sicuramente se avessimo iniziato la partita come abbiamo iniziato il terzo set, avremmo perso magari il terzo set come il tie-break e poi avremmo rivinto il quarto. Iniziare 2-0 sotto è dura. Eh sì, sicuramente ne stavamo anche parlando nel fuori onda. Purtroppo questi due set iniziali, non perfetti, anzi molto sottotono per l'Emma Villas Siena, una Tuscania chiaramente che è arrivata al palestra con le idee chiare. Sì, diciamo che loro ormai è quasi una sfida contro di noi. Loro sentono molto la partita, come noi la sentiamo, però in modo diciamo ancora più particolare. Sì, loro comunque ne venivano da una striscia di vittorie contro di noi importante, si è riusciti a batterli quest'anno solo
in Coppa Italia, però probabilmente non è bastato per capire i loro punti deboli, o comunque noi dobbiamo lavorare ancora di più per cercare un po' più di continuità nei fondamentali come servizio. E niente, sicuramente questo ci aiuterà a migliorare, come abbiamo visto contro Bergamo, dove il servizio è stato molto protagonista della partita, che ha spezzato nettamente in due set, così non è stato contro Tuscania, e quindi dobbiamo lavorare anche su quello. Assolutamente sì, perché adesso oltre alla pool già si pensa playoff, quindi è importante trovare subito continuità in tutti i fondamentali. Tornando invece a parlare dei campionati, quelli locali, ottimo risultato dell'Emma Villas Cus Siena che vince contro Rubini Scandicci per 3-0, ne parleremo anche con il nostro ospite Tommaso Sani. Invece per quanto riguarda una griglia ora della settimana, quindi che riguarda il campionato di Serie C, com'è andata? Eh sì, appunto, molto bene è andata alla Emma Villas Cus Siena, perché ha vinto appunto, come detto, 3-0 in trasferta sulla Ruini Scandicci, quindi un grande risultato. È andata abbastanza bene anche al Colle Volle, perché ha comunque vinto, ha preso un punto, cioè perdendo 3-2 contro la Mona Lisa Savinese in trasferta, mentre è andata sicuramente molto bene la GRM in Fisti Club Arezzo, che ha vinto 3-0 contro la PVP Volley Vaiano, e infine il derby tutto aretino tra la di Cortona Volley e il Volley Arezzo se l'è portato a casa proprio il Cortona sul 3-1. Classifica quindi che vede ancora in testa la Pallavolo Sestese a 52 punti, ma l'Emma Villas Cus Siena è lì ad un punto, quindi in seconda posizione a 51, quarta posizione adesso per la SD Cortona Volley insieme alla GRM Infissi Club Arezzo a 42 punti, settima posizione per la Mona Lisa Savinese a 32 punti, ottava posizione per il Colle Volley a 29 punti e infine in decima posizione il Volley Arezzo a 23 punti. Ecco, guardando anche la classifica, chiaramente la lotta c'è e si sente, 51 punti Emma Villas Cus Siena, mentre Sestese a 52, insomma, ogni partita può fare veramente la differenza. Sì, siamo lì e chiaramente ci dovremmo lottare questa prima posizione in classifica, con lo scontro diretto da giocare in casa, cercando di, insomma, non ripetere il risultato dell'andata, che è stato un sonoro 3-0 per la Sestese, ma quello che, insomma, mi fa ben sperare è che comunque la crescita della squadra si è vista dal girone d'andata al girone di ritorno, quindi anche le partite che seguiranno da qui a sesto con le trasferte, chiaramente sarà importante non sottovalutare mai l'avversario, soprattutto avversari giovani come possono essere poi la Sales in casa, ma poi le trasferte a Santa Croce. Certo. O contro il Baiano, e chiaramente anche pensando e non dimenticandoci poi nel giorno d'andata magari spesso queste trasferte duravano troppo, nel senso che magari partite potevamo portare a casa più facilmente, andavano al tie break, mentre invece questo nel giorno di ritorno, a esclusione della disfatta nella prima giornata contro Monte San Savino, però questo non si è visto, quindi i passi avanti secondo me sono stati fatti. Ecco, invece andiamo anche a analizzare l'ultima partita, Scandicci, tre punti importanti che fanno bene comunque per accorciare le distanze con quella che poi è la prima della classe. Che partita è stata? È stata una partita non semplice, è un palazzetto dove non è facile giocare, è abbastanza piccolo, è il fondo scuro, quindi è anche particolare, no? Per cui non è stato facile, non è stato semplice. Comunque sì, è stata una buona partita, non ottima magari dal punto di vista di tutti i fondamentali, però anche per esempio il primo tempo è andato abbastanza bene, è andata bene la ricezione a tratti, per cui una buona partita e comunque tutte le partite che seguiranno da qui a sesta saranno una preparazione allo scontro diretto, insomma. Ecco, Tommaso Sani abbiamo visto in quest'ultimo periodo anche partecipare a molte partite, soprattutto nel momento in cui c'era la difficoltà dovuta a alcuni infortuni della prima squadra. Ecco, che periodo è stato questo? No, è stato un bel periodo, è stata una bella emozione perché insomma, già la prima volta che mi hanno convocato per la trasferta a Spoleto, la prima cosa che ho detto è uno scherzo ovviamente, perché no, non è possibile, non ci credevo, invece purtroppo loro hanno avuto dei problemi e infortuni, prima Braga che ora piano piano sta recuperando, e poi Bargi che insomma le hanno
li hanno portati poi a chiedere, insomma, a pescare all'interno della Serie C. Ormai l'emozione non ce l'ha più Alessandro Graziani, è abituatissimo ormai a competere in questo livello, appunto, in A2. Comunque un campionato che vi ha visto in forte crescita, questo non ci piove, insomma, rispetto all'inizio, l'ultima volta che sei venuto poi ospite da noi, molte, come ha detto, battute efficaci, questo sicuramente è stato importante anche. Sì, la crescita. Dall'ultima volta, alla fine è stato tanto tempo fa, sì, ho avuto modo di riempire ancora di più il mio bagaglio tecnico, grazie sempre all'aiuto dei miei compagni di squadra, comunque proprio il livello che si forma di per sé nell'allenamento. Che aria tira, visto che adesso si pensa ai playoff fra di voi? Cioè, nel senso, c'è ormai, si pensa veramente ai playoff, oppure siete concentrati solamente sull'ultima partita, oppure già l'ottica playoff si sente nello spogliatoio? No, si sente, comunque playoff è un altro campionato ancora a parte, noi puntiamo ad arrivare meglio possibile, nella posizione più favorevole per cominciare in casa soprattutto. E sì, no, comunque c'è già aria di playoff, alla fine manca pochi giorni alla fine della Pula, del girone di ritorno, quindi sì, sia noi che il coach siamo già proiettati, sicuramente pensiamo alla sfida di Brescia, però siamo già proiettati anche per far bene ai playoff. Assolutamente, insomma, perché comunque arrivare ai playoff in una buona posizione in classifica serve, fondamentale soprattutto per poi giocare alcune partite in casa, quelle determinanti o meno quelle in trasferta. Però prima di arrivare ai playoff, come hai detto, c'è la sfida contro Brescia. Che sfida sarà? Allora, loro sono una squadra molto giovane, che però è composta anche da giocatori come Cisolla, molto esperti e ancora molto competitivi. E sarà una partita, secondo me, non facile per noi, anche per il fatto di essere in trasferta, ma proprio per quello che può valere, perché una nostra vittoria da 3 punti, a seconda, facendo i classici calcoli, certo, a seconda dei risultati poi delle altre gare, potrebbero proiettarci in terza posizione, quindi è imperativo comunque vincere per non perdere ulteriori posizioni. E sarà per loro una partita anche per piazzarsi bene, perché alla fine non sono molto lontani da noi, mi sembra, come punteggio in classifica, a 2 punti, quindi anche per loro la vittoria è molto importante, quindi sarà come ultima partita di regular season, sarà una bella gara. Assolutamente sì, anche perché poi arriva proprio dopo a una brutta sconfitta al tiebreak, quindi chiaramente serve assolutamente per il morale riuscire a vincere, e sarebbe importante riuscire a vincere anche nettamente per veramente ripartire poi bene ai playoff. Cosa è mancato? Abbiamo già sottolineato un po' quella che è stata una partita purtroppo non bellissima, soprattutto nei primi 2 set, ma cosa è mancato secondo te per non avere la reazione poi, fin dall'inizio? È difficile perché, come anche dice spesso Manuel, noi in settimana esprimiamo un livello di allenamento, e Sani può anche dimostrarlo essendo nostro compagno di allenamenti ormai quasi fisso, molto molto alto, però non si sa come mai, ma arriviamo alla partita a volte magari contratti su alcuni fondamentali, e quindi ci facciamo un po' prendere da tutto, perché pressione indubbiamente c'è, ma non è quella, secondo me, che ci frena, perché abbiamo dei giocatori in squadra che la pressione, certo, la sanno reggere, ormai la sanno reggere, è cosa di tutti i giorni, quindi non direi che più che pressione, non so, magari ancora amalgamare un po' meglio il gruppo. Comunque bisogna ricordarsi del fatto che noi Boswinkel è arrivato 5 posti in totale, sì, abbiamo fatto il conto con Marco Fabroni la scorsa settimana. Esatto, diciamo che l'opposto è un po' la base, no? Quello che ti risolve, sì, i problemi, e avere prima di tutto una buona intesa con lui, sicuramente, che sia Boswinkel o che sia Kyle, ci farà sicuramente crescere di livello. Poi appunto questo ingresso di Kyle, diciamo, deve essere ancora metabolizzato, perché comunque, sia per quanto sia un giocatore forte, esperto, ha bisogno di entrare ancora al 100% nel nostro gioco, ma ci riuscirà tranquillamente.
Questa è un po' la cosa positiva di avere tre campionati distinti da una parte, perché comunque riparte subito un campionato che è quello dei playoff, esatto. Chiaramente un campionato fondamentale, perché in palio c'è un posto in Superlega, però comunque c'è tempo anche per il nuovo arrivato Dick di amalgamarsi anche con il resto del gruppo. Invece per quanto riguarda, siamo quasi in chiusura di questa nostra prima parte, per quanto riguarda il campionato di Serie C maschile, adesso vi aspetta una partita importante contro Sales, però già il fatto che comunque molti di voi ruotano in prima squadra, sicuramente un valore aggiunto nel campionato di Serie C lo portano. No, beh, sicuramente anche personalmente devo dire che è stata un'esperienza oltre che emozionante anche poi utile per, dal punto di vista del miglioramento poi sui fondamentali e come me chi è venuto ad allenarsi che è andato ad allenarsi con la Serie A sicuramente ha imparato molto in un periodo di tempo insomma in cui per vari infortuni loro hanno avuto queste problematiche, sì, probabilmente una dei motivi anche della nostra crescita come squadra è anche dovuta al fatto che molti hanno avuto questa possibilità, quindi sicuramente. Sales, che partita sarà? Beh, una partita, come detto prima, da non sottovalutare, chiaramente avremo il vantaggio di giocare in casa. Secondo me l'importante, oltre chiaramente a portare a casa il risultato, sarà continuare sulla scia di questi continui appunto, miglioramenti nei vari fondamentali e dimostrare di essere una squadra, e significa anche quando la partita comunque sia c'è da vincerla, chiaramente portarla a casa in un certo modo, quindi evitare poi sempre di dare all'avversario la possibilità di rimettersi in partita, come spesso e troppe volte è successo durante il girone d'andata, quindi diciamo dimostrare anche a noi stessi di essere cresciuti e migliorati. Assolutamente sì, però comunque c'è sempre da ricordare che quando siamo poi verso il vertice della classifica c'è da mantenerlo, è un po' come l'Emma Villa Sesena, quando si lotta per cercare di avere un'ottima posizione ai playoff, poi c'è da arrivarci a quest'ottima posizione, è un po' la stessa cosa anche voi, comunque chiaramente arrivare ad un punto dalla prima della classe ti porta poi a cercare di vincere in tutti i modi. La pressione la sentite? No, perché comunque sia il nostro primo obiettivo è sempre il miglioramento tecnico, per cui sappiamo che se facciamo bene, se andiamo bene sui fondamentali, possiamo giocarcela con chiunque, chiaramente compresa la prima della classe che è sesto, e vedremo cosa succederà, insomma a casa nostra avremo sicuramente un vantaggio. Secondo Lorenzo, ma chiedo anche a Graziani, ci sono delle favorite, chiaramente a me viene a pensare a Roma comunque per quest'anno della nostra due, chiaramente siamo noi. L'Emma Villas in primis, però non si dice mai che l'Emma Villas è favorita. L'anno scorso abbiamo detto una trasmissione, una puntata per volta e ci hanno brontolato tutti. Lo dico anche perché quindi quest'anno altri nomi bisogna fare. Un po' per il fatto che questa è la mia prima esperienza, quindi anche per me è la prima volta che farò i playoff, quindi per me è una novità assoluta. E comunque mi pare di capire che non è così semplice pronosticare, perché ci sono stati tanti ribaltamenti di fronte. L'abbiamo visto l'anno scorso, noi totalmente in prima persona. Ecco. E quello alla fine racchiude il bello di questo campionato, che non, fino alla fine non sai mai chi può fare la lungo finale e diciamo rompere le aspettative, quindi non te lo saprei proprio dire. E noi non lo diciamo infatti, perché siamo anche scaramantici, quindi assolutamente no, non diamo nomi, io dico Roma perché almeno così sì, mi levo ogni responsabilità. Esatto. Allora, e Emma Villas un po' come Mina Vagante, che magari chissà. Appunto, noi diciamo Roma. Esatto, diciamo Roma, siamo d'accordo su Roma. Io ringrazio chiaramente i miei ospiti per essere stati qua con noi, quindi ringrazio ancora una volta Alessandro Graziani. Grazie a voi. L'appuntamento è chiaramente con lui e per la prossima settimana, perché comunque vi aggiorneremo anche sul risultato della partita, speriamo positivo, partita che ci sarà proprio questa domenica contro Brescia. Ringrazio anche Tommaso Sani, anche con lui ogni settimana per chiaramente ricordarvi quelli che sono i risultati e la classifica del campionato di Serie C, quindi grazie a voi per essere stati qua. Ma rimarremo ancora nell'ottica Serie C maschile, perché verrà a trovarci un ospite della società del Colle Volley e poi ci trasferiremo anche a parlare del campionato di Serie B2 del Convergenze Custe Siena. Quindi rimanete con noi, un po' di spazio alla pubblicità e poi ancora tanto volley.
Di nuovo in onda su Sottorete, cambio di ospiti, ci ha salutato Alessandro Graziani dell'Emma Villa Siena e Tommaso Sani dell'Emma Villa Scus Siena. Adesso invece apriamo un nuovo capitolo, siamo con il presidente del CUS Siena Volle femminile, Lorenzo Montermini. Buonasera. E anche con il direttore sportivo del Colle Volle, Renato Gori. Buonasera. Buonasera. Quindi parliamo chiaramente di volle con un'altra ottica, non più quella di campo, ma anche quella dietro il campo, ossia quella che comunque serve per organizzare poi i vari campionati. Lo facciamo partendo purtroppo da una brutta sconfitta, quella del Convergenze CUS Siena nel campionato di Serie B2. Lorenzo, che partita è stata e che settimana è stata quella della B2? È dura, dura, molto dura per la Convergenze CUS Siena, perché è stata un po' una battuta d'arresto inaspettata, visto che comunque ha perso per 3-2 in trasferta contro l'All Volley Castello Roma, a sorpresa proprio perché la squadra romana occupava la 12ª posizione, quindi è veramente stato un po' un fulmine a ciel sereno. E purtroppo anche con le due vittorie delle dirette avversarie cussine, le ragazze di coach Falchi scendono in classifica, in terza posizione adesso a 51 punti, vediamo dalla classifica, mentre con appunto le due vittorie, la 3M Pallavolo Perugia sale in solitaria in prima posizione a 53 punti e la PGS San Paolo Cagliari in seconda posizione a 52. Ma insomma non è niente perduto, perché comunque già dalla prossima partita contro Sorso, quindi contro la Sircana Sorso che è penultima in classifica, magari potrà la Convergenze CUS Siena ristabilire la vittoria e quindi trovare veramente punti importanti. Ecco, Lorenzo Montermini, chiaramente chiedo a te, che sicuramente sarei stato presente, anche forse un po' nervoso a vedere la partita delle ragazze cussine, che partita è stata? Purtroppo questo stop, però c'è sempre tanta attesa poi quando siamo primi in classifica. Non sono potuto andare a Roma per impegni di contrada. Però hai sentito, immagino. Però ho seguito, ho sentito e ci sono rimasto male, come ci si rimane male in tutte le sconfitte, sia che avvengano con la prima in classifica, stratosferica, bravissime, quando si perde si rimane sempre male. Si rimane male ulteriormente perché una squadra che occupa il 12º posto, sì, hanno giocato la partita della vita, incontrare il CUS Siena stimola da tutte le parti, siamo andati ad onorati che hanno fatto la partita della vita a Cagliari, la partita della vita, cioè quando incontrano noi fanno tutti la partita della vita e carità, questo ci onora, ci fa piacere, perché vuol dire che abbiamo un roster di ragazze importante, avevamo una posizione in classifica importante, anche se ora è leggermente più tranquilla, e niente, continuiamo come abbiamo fatto, cercando di non fare gli errori che abbiamo commesso nell'ultima partita, perché di errori si tratta, non certo per le ragazze di Roma che hanno giocato la partita della vita, ma c'è una differenza di valori tra essere primi e essere dodicesimi, se no la classifica non serve a niente. E cerchiamo di riconquistare i punti persi. Io dico sempre, se siamo bravi, se siamo forti, se ci aspettano il coltello tra i denti, andiamo anche noi con il coltello tra i denti a Perugia, quando avremo lo scontro diretto con la prima in classifica, che mi immagino sarà ancora prima o no, e facciamo vedere quello che sappiamo fare e riprendiamoci 3 punti che abbiamo lasciato per strada nei vari 3-2 che abbiamo fatto con Donorati, con Roma. Assolutamente sì, poi insomma l'ottimismo serve, quando si arriva in queste posizioni, chiaramente guardando anche la classifica dove c'è veramente pochissima distanza fra la prima, la seconda e la terza, poi chiaramente la palla è tonda e tutto può succedere, quindi sia in maniera positiva che purtroppo anche in negativo. Passando invece al Colle Volle, poi parleremo con il nostro ospite Lorenzo Montermini anche della Coppa Italia, tra l'altro fra poche settimane, fra pochi giorni si svolgerà anche la Coppa Italia per le ragazze cussine. Ecco, tornando invece a parlare del campionato di Serie C maschile, il Colle Volle comunque a sorpresa da neopromossa sta andando veramente bene. Abbastanza, diciamo così, il giocare il campionato per una onesta salvezza mi pare si stia dimostrando come certo. Un dato ormai di fatto. Veniamo fra l'altro anche da una serie di partite ben giocate, dico più mentalmente forse che
a livello di gioco pratico, però insomma i risultati nelle ultime partite ci sono stati, il 3-2 del subito a Monte San Savino l'ultima partita è un bicchiere mezzo pieno, perché certo. L'impianto è quello che è, ci si gioca malissimo, è difficilissimo portare via punti da Monte San Savino, cus docet come si suol dire, perché anche loro purtroppo ci hanno lasciato le penne, però purtroppo ci si gioca malissimo e quindi il bicchiere per noi è mezzo pieno, veniamo da una serie di risultati positivi, ora arriveranno anche partite forse un po' più impegnative con squadre di maggior livello, però fondamentalmente il nostro campionato credo sia da considerare ben positivo, insomma, ecco, venendo da una promozione, certo, una promozione, da una serie di insomma, ecco. Assolutamente, l'anno scorso chiaramente il Colle Volley ha fatto un campionato da urlo, riuscendo a vincere il campionato anche prima, molte partite prima rispetto alla fine, però la Serie C è molto non perdendo oltretutto, insomma, ecco, non perdendo partita, quindi entrare in un nuovo campionato senza aver mai perso, alle prime partite che perdi magari c'è anche un po' di contraccolpo, chiaramente, insomma, assolutamente, ecco. E quindi però il campionato di Serie C non è naturalmente la Serie D e quindi ci si deve anche abituare a quello che è un campionato superiore, insomma. Ecco, andiamo a rivederlo tra l'altro anche grazie alla griglia poi del campionato di Serie C maschile, anche per andare a rivedere in che posizione è il risultato dell'ultima partita del Colle Volley. Eccolo qua. Sì, infatti, come detto, Colle Volley che ha perso 3-2 contro il Mona Lisa Savinese, ma è veramente, come ha detto giustamente il nostro ospite, è un bicchiere mezzo pieno, perché sia per la ragione proprio logistica del campo, che è veramente difficilissimo giocare in questo palazzetto, proprio ricordato anche l'Emma Villas Cusiena ha perso contro Monte San Savino, sia anche perché comunque è una buona squadra, che come vediamo dalla classifica, la Mona Lisa Savinese è in settima posizione a 32 punti, proprio sopra tra l'altro il Colle Volley. Quindi ottava posizione, 29 punti, vi giocavate la posizione proprio con loro, però comunque sia a metà classifica e a questo punto siamo ben lontani dalla zona rossa dei play-out e della dovrebbe essere, quindi, salvo sorprese particolari, dovrebbe essere già una permanenza, certo, matematica a questo, certo, punto, perché non so quante retrocessioni arriveranno, ma dovrebbe essere tranquillamente una permenza già assicurata. Insomma, ecco. Però ce ne sono due, che sono under 21, quindi quelle rimarranno comunque in categoria. Devo dire anche quello che saranno le disposizioni del prossimo anno, perché consideriamo che è cambiato tutto l'assetto societario nazionale della Federazione Pallavolo, bisogna vedere questo nuovo consiglio federale. Bisognerà vedere anche quelle saranno le retrocessioni dalla Serie B. Serie B, e quindi, però, vedendo un po' la situazione della Serie B, non dovrebbe essere una posizione tranquilla. Ecco, l'obiettivo di questa stagione, chiaramente per il Colle Volley, come ha anche ripetuto il direttore sportivo, era quello del mantenimento della categoria. Comunque, sì, assolutamente. La squadra è stata leggermente rinforzata, però, bene o male, una parte dei giocatori non aveva neppure l'esperienza della Serie C, ci sono dei ragazzi che sono giovani, affiancati a dei ragazzi comunque con maggiore esperienza e che avevano già fatto attività in Serie C, però amalgamare le due situazioni non poteva che farci pensare ad una situazione di mantenimento della categoria, insomma, ecco. Invece per quanto riguarda il Convergenza e Cus Siena, gli obiettivi della stagione sono ben altri, ossia sicuramente il primo obiettivo è quello della Coppa Italia, ricordiamo 30 e 31 marzo a Lucca contro una squadra anche importante come quella della Busto Arsizio. Che partita sarà e che soprattutto comunque soddisfazione c'è nell'essere lì nelle Final Four? Soddisfazione immensa, perché è la prima volta che il Cus arriva alla Final Four di Coppa Italia. Questo ci ha gratificato perché le ragazze hanno fatto un percorso eccezionale e ora c'è Red d'Azione, vediamo un pochettino cosa ci aspetta, anche perché andiamo a incontrare squadre del tutto sconosciute come Busto Arsizio, se ci toccava Napoli era la stessa cosa, sono agli antipodi, mentre conoscevamo Lucca, ma essendo tutte e due teste di serie sia Siena che Lucca ci dovevamo spartire le seconde. E la fortuna ci ha dato
Busto o la sfortuna, vediamo chissà, poi il risultato. Chissà, infatti, io dico la sfortuna perché penso Napoli era più abbordabile. Comunque, il campo tanto dice sempre la verità, sta alle ragazze far vedere il loro valore e dire: signori, siamo in una manifestazione per il CUS epocale, tiriamo fuori il meglio e cerchiamo di ricordiamocela di bene, assolutamente. E cerchiamo di vincere per portare una Coppa Italia a Siena, che sarebbe un trofeo bellissimo. Comunque rimango sempre dell'avviso che sarà una bella cosa, ma ricordatevi, io sono sempre per la B1 perché mi sono espresso all'inizio noi del campionato bene, per in Sala delle Lupe, esatto, fui tacciato, B1, fino a sabato scorso avevo ragione, ora invece mi stanno comunque, un po'... Chissà, comunque niente è perduto e mi piace esserci, intanto vediamo questa Coppa Italia come andrà. E spero che sia un buon trampolino verso il risultato finale del campionato. Eh sì, noi abbiamo visto anche nella prima intervista della nostra prima puntata di Sottorete, Ferenzo Montermini, che ricordava che l'obiettivo della stagione era quello della promozione in B1. Molti non ci credevano, per molta parte della stagione ci abbiamo creduto veramente anche noi, ma in realtà ci crediamo ancora, assolutamente. Comunque abbiamo visto dalla classifica, manca veramente pochissimo a ritornare in prima posizione, chiaramente c'è uno scontro al vertice e lì si vedrà poi le sorti del campionato. E poi se non va, ricordiamoci, ci sono i play-off, un play-off che sarà tutto da vedere, tutto da giocare, perché andrai a giocare in realtà come forse Foggia, Catanzaro o in Sicilia, con realtà che non conosci per niente e che non hai nemmeno i filmati per poter vedere come impostano la partita o altro. Sarà tutto da vedere, da giudicare, e questo è il bello. Anche per gli altri però, no? Probabilmente. Anche per gli altri, certamente, per tutti. Un play-off, tra l'altro noi essendo nel girone G, andiamo proprio siamo il terzultimo girone del sud, siamo un campionato di sudisti e siamo la squadra più a nord di tutti e tre i gironi, e staremo a vedere quello che ci toccherà, sempre giocando al meglio delle nostre possibilità. Poi il campo dice sempre la verità, abbiamo visto, abbiamo parlato anche prima con Graziani, mai fare pronostici, perché il campo poi ha veramente l'ultima parola. Ci saremo, parola. Giocheremo e poi al campo, sperando sia solo il campo. Siamo arrivati veramente quasi alla fine, però c'è ancora tanti campionati da analizzare, quindi andiamo di fretta ad analizzare quello che è il campionato di Serie D maschile. Ecco, com'è andata questa settimana? Un po' ad alti e bassi per le senesi, perché è stato caratterizzato da due vittorie e due sconfitte. Intanto partiamo dalle note positive: Virtus Pallavolo Poggibonsi che vince in trasferta 3-0 sul Sales Volley Firenze, e vince anche la SD Libertas Orcia 3-1 sul Firenze Ovest Pallavolo. Mentre va male alle SD Assino Longa Volley, che perde contro la primatista, la Norcineria Toscana, per 3-0, e male anche al Volley La Bulletta, che perde in casa 3-1 contro il Firenze Volley. Perde anche la Kerlite Club Arezzo contro la BMB Scarperia per 3-1. Classifica quindi prima posizione ancora Norcineria Toscana a 41 punti, quarta posizione per la Virtus Pallavolo Poggibonsi a 30 punti, sesta posizione adesso in solitaria per la SD Libertas Orcia a 23 punti, scende quindi il Volley La Bulletta in ottava posizione a 20 punti, nona posizione per la Kerlite Club Arezzo e in decima posizione la SD Assino Longa Volley a 15 punti. Mentre per quanto riguarda il campionato di Serie C femminile, ancora una volta una brutta sconfitta per le ragazze della Menzana. Esatto, ancora una sconfitta per 3-0. Questa settimana tra l'altro si giocava il match, diciamo, testa coda, proprio perché la Menzana Siena giocava contro l'Astra Chiusure Lampo, quindi veramente un 3-0 molto netto. E ha perso però anche la Ius Pallavolo Arezzo per 3-1 contro la M Flora di Borgo Abugiano. E quindi, per quanto riguarda la classifica, scende la Ius Pallavolo Arezzo in quarta posizione a 40 punti, mentre la Menzana Siena rimane a 0 punti in ultima posizione. A questo punto mancano solo 6 gare, è quasi certa la retrocessione. Eh sì, ripartirà chiaramente la società Menzana nel ricostruire un campionato di Serie D
femminile per la prossima stagione, chiaramente con l'auspicio poi di ritornare in Serie C. Mentre per quanto riguarda l'ultima griglia dei nostri campionati che analizziamo settimanalmente, rimane la Serie D femminile. Esatto, è molto positiva invece per quanto riguarda le squadre, le due squadre senesi, perché il Volley La Bulletta vince per 3-0 contro la Prima Q, e va molto bene anche alla PD di San Gimignano, perché va a vincere in trasferta per 3-1 sul Santa Maria al Pignone di Firenze. Va bene anche al Casentino Volley, che vince 3-0 contro il Team Volley Firenze. Il Pian di Scova al Dall'Insieme vince 3-0 contro l'Under 18 del Bisonte Firenze. La VBC Arnopolis ASD vince 3-0 sul GS Pallavolo Borgo, e infine però sconfitta per l'ASD Tegoleto Volley per 3-0 contro il Valdarno Insieme. Classifica quindi che vede ancora in testa l'Olimpia Polieri a 56 punti, grandissima squadra fiorentina che a questo punto veramente si avvicina alla conquista di questo campionato. Pian di Scova al Dall'Insieme Insieme, seconda posizione a 47 punti, terza posizione per la VBC Arnopolis ASD, sesta posizione per il Volley La Bulletta a 30 punti, settimo la SD Tegoleto Volley a 28 punti, poi c'è la PD di San Gimignano a 25 punti, in ottava posizione insieme all'Under 18 del Volley Art il Bisonte, e infine undicesima posizione per il Casentino Volley a 22 punti. E con la classifica di Serie D femminile siamo giunti al termine anche di questa nostra seconda parte di Sottorete. Chiaramente ricordiamo che fra pochissimi minuti potrete gustare le pagelle del nostro Lorenzo Agnelli sulla partita combattuta e purtroppo non finita bene, quella dell'Emma Villas Siena contro Tuscania. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a Lorenzo Montermini, grazie per essere stato qua con noi, presidente della sezione femminile del CUS Siena Volley, e poi anche al direttore sportivo del Colle Volley, Renato Cuori, grazie. Grazie a voi. Quindi un po' di pubblicità e adesso invece fra pochi minuti scopriremo i voti dati ai giocatori dell'Emma Villas Siena, fra poco. Ed eccoci qua nella nostra parte finale, le pagelle, quelle più attese dedicate ai giocatori dell'Emma Villas Siena. Mi sa che oggi il nostro Lorenzo Agnelli sarà un po' bassino nei voti. È più basso rispetto al solito, sì, è logico, dopo una sconfitta bisogna essere anche un po' severi, dai. Voto più basso fra i giocatori dell'Emma Villas contro, ricordiamo, un Tuscania terminata 3-2 al tiebreak a favore di Tuscania, partita altalenante come abbiamo ricordato anche nella prima parte con Graziani, un primo e secondo set veramente KO da dimenticare per i giocatori dell'Emma Villas, e poi purtroppo non sono riusciti al tiebreak a dire la meglio. Ecco, voto più basso. Voto più basso. Ci sono state diverse insufficienze questa settimana, ma il voto più basso purtroppo è un 4,5, quindi alzo le mie palette, e è un 4,5 che va a Boswinkel. Purtroppo Ide Boswinkel, diciamo la seconda giornata no consecutiva, e ovviamente fa un po' preoccupare. Ha giocato praticamente due set, perché poi dal terzo set è stato definitivamente sostituito dal neo acquisto Kai van Dijk, e purtroppo ha segnato la partita con soli 6 punti e il 25% in attacco, quindi veramente troppo poco per un opposto come lui. Abbiamo parlato di lui spesso dicendo che comunque è un opposto completo, non solo un attaccante che tira a tutto braccio, ma che ha molti colpi nel suo repertorio, da pallonetti a colpi gestiti, quindi veramente un 4,5 duro, e ci si aspetta di più da lui. Voto ancora basso a chi lo hai dato? E partiamo anche dal capitano, voto basso 5, cioè Marco Fabroni, è un'insufficienza 5, più che altro perché è una media tra le due partite che ha fatto. La prima partita veramente insufficiente, la prima parte, scusate, la partita, i primi due set quando l'Emma Villas effettivamente ha perso, è stata insufficiente, sono veramente, ha giocato male, ha smistato poco il gioco, si è trovato veramente poco con i suoi attaccanti, rendendo il gioco molto imprevedibile, mentre la seconda parte dal terzo set in poi è stata un'altra partita per lui, è stato più lucido, ha alzato più palloni al centro, quindi il suo gioco è veramente diventato più dinamico, e quindi il muro avversario ha fatto più fatica. Tra l'altro la nota veramente positiva è la sua simbiosi, si sta veramente trovando molto bene con il neo acquisto Kai van Dijk, che è sicuramente una notizia molto importante. Ecco, andiamo avanti, proseguiamo quindi parlando poi dei giocatori dell'Emma Villas Siena. Sono curiosa, Michele Fidrizzi, il tuo ex MVP. Il mio ex MVP, scusate, è un voto alto, 7, perché comunque sia è uno dei migliori nella metà campo bianco-blu,
Blu è comunque stato il miglior realizzatore con 23 punti, una percentuale in attacco alta, il 69% in attacco appunto, due muri, un ace, buona la sua prova anche in ricezione con il 61% di positività, quindi veramente molto concreto. Ha sbagliato tanto al servizio, perché 7 errori sono tanti rispetto a lui che fa sempre ace, tra esatto, con un ace efficienza. Soltanto e 7 errori veramente sono tanti, però comunque si è uno dei migliori, è stato uno dei migliori in campo e quindi si merita un bel voto e 7. Nella sua diagonale Filippo Vedovotto, voto? Filippo Vedovotto, sono stato un po' più severo, comunque un 6,5, perché comunque sia la sua partita la fa, segna i suoi 16 punti, 46% in attacco, mediocre in ricezione con un 43% di efficienza, subisce tante murate, però dalla seconda parte della partita torna ad essere il leone che conosciamo e quindi una sufficienza meritata, più che sufficiente veramente la sua prova, e quindi 6,5. Chiaramente una partita difficile come questa, cioè che termina al tie break con comunque dei battitori molto forti dall'altra parte, buone anche chiaramente gli attacchi, difficili anche da riuscire a difendere, si gioca poco al centro, quindi ne risentono anche i centrali. Esatto, hai detto proprio bene, infatti passando ai centrali, e quindi partiamo da Federico Baggi, sono stato basso, 5,5 scusate per lui, ho sbagliato, 5,5 per lui, perché si è visto veramente poco, oltre al fatto che ha giocato soltanto 2 set, e in questi 2 set comunque ha segnato appena 4 punti con il 60% in attacco e un muro, ma si è visto veramente troppo poco, quindi c'è da dire che Fabroni in effetti l'ha servito poco in questi primi 2 set, però lui ha veramente... si è visto troppo poco in campo e quindi sicuramente per questo... Federico Baggi ha un periodo un po' in cui dovuto forse anche all'infortunio, sicuramente che certo. Deve riprendersi chiaramente, poi entrando anche nel post partita, quindi chiaramente dopo il primo e il secondo set, secondo me questo a lui servirà anche poi dopo per riuscire a rientrare veramente bene in campo. Hai fatto vedere l'MVP, quindi mi è venuta subito in mente chi è l'MVP di questa settimana, una partita così l'MVP un po' a sorpresa veramente, perché è il nuovo acquisto dell'Emma Villas Siena, e cioè con un bel voto 7 l'opposto, olandese Kai van Dijk, veramente incredibile, perché è arrivato da sole due settimane, entra in partita a più riprese ma stabilmente dal terzo set, segna la partita con tanti punti, sono 18 i suoi punti, con il 46% in attacco, quindi una percentuale positiva, soprattutto considerando la partita veramente molto dura e lunga che è stata, e soprattutto, come ho detto prima, la cosa molto positiva è la buona intesa con Fabroni, che ci fa ben sperare per il futuro, perché c'è certo. Sicuramente bisogno di lui, come di tutti gli altri, ma in modo particolare di questo postone di 2,15 m. Rimane Vincenzo Spadavecchia, voto? Basso per Vincenzo, mi spiace, un 5. È stato qualche volta è stato anche mio MVP, perché ho veramente molto apprezzato il suo modo di giocare, sempre molto concreto, sicuro, con pochissimi errori. Però ecco, in questa giornata fa diciamo l'opposto, perché gioca 4 set totali, segnando 8 punti con il 50% in attacco, ma sbaglia tanto al servizio. Il suo servizio è sempre caratterizzato da un'estrema precisione, un jump float sempre molto preciso, chirurgico, e sempre con pochissimi errori, quindi veramente è stato un voto basso, anche se c'è da dire che lui è sempre uno dei migliori a muro, infatti è stato il migliore nella metà campo senese con 3 muri. Resta veramente pochi giocatori, rimane Alison Melo prima, poi il libero Federico Bargi, partiamo da... Andrea Giovi, scusate, mi sono confusa, quindi partiamo da Alison Melo, voto 6 per lui, più che per gli altri è stata una partita molto complicata, perché ha giocato un set da posto 4 da banda e 4 set da centrale, quindi veramente molta confusione per lui e molta difficoltà per lui, ha segnato comunque la sua partita con pochi punti, solo 7, 43% in attacco, 2 ace, 2 muri, quindi veramente anche lui si è visto poco, però...
per lui è stata più difficile che per gli altri sicuramente, visto questo cambio di ruolo in un match così duro e veramente teso, quindi un 6 diciamo d'ufficio e un sicuramente meritato. Sicuramente una sufficienza per poi aver cambiato due ruoli in una partita unica. Invece rimane Andrea Giovi libero. E chiudiamo con Andrea Giovi, 6,5 per lui, sempre uno dei più concreti e migliori, come sempre diciamo è un po' l'anima nel campo, tira su i ragazzi più giovani, veramente un'ottima fonte di ispirazione per tutti quanti, però anche per lui è stata una partita un po' più difficile del solito. Comunque si assegna la sua linea in ricezione con il 67% di positività, quindi veramente una buona percentuale. In difesa fa un po' meno rispetto al solito, ma comunque sia sempre molto positiva la sua gara. E con il libero Andrea Giovi siamo arrivati veramente in fondo a questa nostra trasmissione. Ricordiamo, l'appuntamento è con Sottorete giovedì prossimo alle 20, ma resteremo anche a darvi aggiornamenti rispetto proprio alla prossima partita contro Brescia nei nostri TG, ma anche con collegamenti proprio live dalla partita. È veramente tutto, un grazie ai nostri tecnici Mattia De Santis e Franz Platone che ci hanno permesso di andare in onda anche questo pomeriggio. Grazie a Lorenzo per il suo contributo importante nel punto dei campionati, ma anche in queste pagelle che sono veramente ormai molto attese anche dai nostri telespettatori. Grazie a tutti, adesso spazio a Siena Primo Piano con Matteo Gorzi e i suoi ospiti.